Ma dove mi trovo stavolta? Ragazzini smorfiosi che vogliono diventare influencer? Un dormitorio schifoso e un preside pelato. Sembra di stare al collegio. Sei al collegio? Oh no! Ma chi mi ha iscritto? Io, Billy! Mamma! Oh, ma perché mi hai fatto sto scherzo? Dovevo andare in vacanza con i miei amici. Ci sarebbero state un sacco di gnocche. Perché spero che questa esperienza possa cambiarti per il meglio. Mamma, ma sei rincoglionito o stai sparando una marea di stronzate perché ci sono le camere accese? Cosa? Ma lo sai che la gente non viene al collegio per migliorare ma per diventare famosa? Ma come? E ti dirò di più, di solito fanno più follower quelli che scassano di più le palle. Quindi grazie mamma, adesso mi comporterò anche peggio. Billy, sei un pezzo di e voi spegnete quelle telecamere! Billy, certo che sei identico a tua madre. Non è vero, lei non ha la barba, di solito. Buongiorno collegiali. Ah, un pelato! Oh no! E benvenuti al collegio. Mi sto già annoiando. Adesso la sorvegliante vi dirà le regole del collegio. L'unica regola è diventare famosi. Buongiorno collegiali. Ah, ma è mercoledì Adams. Da adesso in poi non sarete più figli. Oddio, e che siamo orfani? Ci avete fatto fuori i genitori? Sarete solo collegiali. Ah, che spavento. Vi sveglieremo all'alba. Come le galline. E andremo a dormire presto. Quello per me non è un problema, mi piace dormire. Ed è vietato utilizzare telefoni cellulare. Non ha detto iPad. Grazie mille, sorvegliante. Ora, collegiali, farete un test d'ingresso. Oh no! Insieme ai vostri genitori. Oh no! Prendete posto. Ma no, scusate, cioè, fate fare la figura di da solo a mio figlio. Dai, mamma, sarà divertente. Per la famiglia Billy la vedo difficile. Allora cambio occhiali, signor pelato. Ciao, sono Billy e dove c'è sta casino, c'è sta mio vicino che chiama la polizia per farmi arrestare. Non ho abbandonato la scuola. È la scuola che ha abbandonato me. Mi hanno promesso che se non mi fossi più presentato mi avrebbero dato il diploma per la non partecipazione. Bisogna pensare più intelligente, non di più. Mia madre e mio padre non mi sopportano, però è lo stesso per me, quindi almeno ci troviamo d'accordo su una cosa. La mia più grande passione è la musica. Infatti il mio sogno da grande è fare il trapper. Vi canto un pezzo. Panino del McDonald's con la mia gang. I miei giochi preferiti sono i gormiti e Ben 10. Al collegio spaccherò tutto, perché le regole sono fatte per essere infrangiute. Infrangiate. Bella frangia. Infrarossi. Yeah. Dai, forza mamma, ce la possiamo fare. Chi ha inventato la scrittura? Che ne so, sicuramente non io. I professori. Ma cosa dici, Billy? Ma come, ti insegnano loro l'alfabeto e l'elementare? No, ma non l'hanno inventata loro, la spiegano e basta. Mi è crollato un mondo. Ehi tu, secchia! Sì? Chi ha inventato la scrittura? I sumeri. I somari? I sumeri! I lottatori di sumo? E cosa pensa di fare lei? Copiare dalla più intelligente? Mica sono scemo. È una prova da fare in famiglia, voi siete parenti? Oh no, piuttosto sbaglio tutto il test d'ingresso. Ciao! Cavolo mamma, questo è difficile. Quanto fa 2 più 2? Aspetta che cerco su internet. Signori, il tempo è scaduto. Ma allora sei stronzo. Abbiamo corretto i compiti. Di già? Beh, non c'era niente da controllare su alcuni. Per esempio... quello di Billy. Oh, perché sempre a me? Lei ha lasciato il foglio in bianco. E perché ci tiene all'ambiente e non voleva sprecare carta? Sì, è vero. Lei ha lasciato il foglio in bianco per farci un aeroplanino. Non è vero. Allora che cos'è che ha in testa la sorvegliante? Vabbè, non è colpa mia se tra i capelli di Mercoledì Adams si ferma tutto. In ogni caso, la sua verifica è un disastro. Vabbè, non ci voleva una laurea a capirlo. Per cui dovremmo buttarla fuori. Ma sono 6 anni che il collegio va avanti grazie a persone come lei. Quindi è ammesso al collegio. E vai! Sono fiera di te, Billy. Billy. Ha dato fuoco alla scuola una volta. Ha inseguito una bidella con un macete e ha dato fuoco all'ufficio del preside. Ma è sempre il cucciolo di mamma alla fine. È tempo di addio e i collegiali salutano i propri genitori. Billy, mi mancherai! No! A mai più, caga! I collegiali vanno nelle loro camerate e indossano le divise. Ma no, mi fa il culo grosso questa divisa! Non è che te lo fa, ce l'hai. Cosa? Qualcuno mi aiuta a legare la cravatta? Mamma mia, che puzza mi farà venire sta giacchetta! Certo che vestita così nessuno si innamorerà di me. E come faccio poi a fare 1 milione di follower sui social? Collegiali, è il momento di consegnare gli oggetti personali. Presto! Nascondete tutto! Ma scusate, perché vi siete portati tutta questa roba? Non l'avete vista le edizioni precedenti? Io ho messo le chipster sotto il cuscino, così stanotte sogno le patatine fritte! Oh, presto, presto, la piastra e il phon! Raga, ma è
nascondete la roba, tanto poi i cameraman fanno gli infami e lo vanno a rivelare al preside. Fate finta che io non abbia detto nulla, eh? Allora, in teoria l'unica cosa che mi serve sono i trucchi, però tanto sono bella anche struccata. Diciamo che, visto che so già che mi staranno sul culo tutti quanti i miei compagni, mi sono portata dei manga da leggere durante la sera se non so cosa fare. Cioè, raga, chiamatemi genio. Ho portato un telefono da dare ai sorveglianti e il mio vero, non vi dico dove l'ho nascosto. Signor Billy, prima di tutto si tolga gli occhiali. Si tolga anche questi! E non è una cosa che comando io! Vabbè, lasciamo stare. Che cosa mi ha portato? Il mio telefono! Signor Millie, ma questo è un tostapane! Io non ci credo che lei non ha portato nessun altro telefono! No, davvero! Mi sta dicendo la verità? È in un posto scomodo. Lo ha lasciato di là? No, no, è più vicino. Nello zaino? Ce l'ho addosso. In tasca? E dove? Non so se si può dire davanti alla telecamera. Ce l'ho nel culo! Ce l'ho nelle mutande! Ma come si permette? Mi dia il telefono! E va bene! Ma non qui! Vada in bagno! Allora, le ho portato la piastra, il phon e i trucchi. Ma cosa ne fate voi di queste cose? Proprio io non lo so! Guardi, si vede! Cosa? No, niente! Il telefono? Se qualcuno me lo tocca, giuro che non vedrà mai più la luce del sole! Lo uso io! Voglio diventare una star di TikTok! Lei, signorino Olivieri, cosa ha portato? Ma io niente, tanto so che alla fine poi togliete tutto. Veramente mi hanno detto dalla regia che finita la scena potete tenervi tutto. Ci serve togliervi la roba solo per fare spettacolo. No, aspettate, cosa? Fatemi chiamare mia mamma, così mi porto tutto quanto. No! Mamma! È arrivato il momento del taglio dei capelli e i collegiali non vedono l'ora di ottenere un orrendo taglio anni 70. No, non potete farmi questo! Chiamo il mio avvocato! Ma signorina, sono 5 edizioni che tagliamo i capelli, non lo sapeva? Sì, però spero ci potesse essere qualche trattamento speciale. L'unico trattamento speciale è rispedirla a casa. No, li voglio i miei 100.000 follower e voglio sponsorizzare le creme! Finalmente posso farmi togliere le doppie punte, però devo fingere un attimo perché altrimenti i cameraman non mi filmano e non divento famoso su Instagram. Oh no, i miei capelli! No! Oh no, adesso mi taglieranno i capelli e avrò i capelli corti come tutte quante quelle ragazze negli anime che vengono frenzonate! Ma tu non hai sempre avuto i capelli corti? Sì, appunto, ho pensato che potesse essere quello il motivo per cui vengo sempre frenzonata. No, il motivo è che ti rimuoni pubblicamente un pupazzo di Todoroki quando sei stressata. Non è vero! Cominciamo dai ragazzi! Billy, si tolga il cappello! Va bene! Io non so che problemi abbia questo ragazzo. Vabbè, toglietegli la barba. La barba? No! La barba è il mio tratto distintivo! Billy, starei benissimo anche senza barba! Ma toglietela a lui, non a me! No! Non ti preoccupare, Billy! Ma così assomiglierò a mia madre! No! E poi se lei se la fa crescere, sarà lei ad assomigliare a me! No! Ecco, sistemiamo questo bel faccino! Bel faccino lo dica sua sorella! Oh, oh no! La mia barba! No! E poi dicono che le ragazze fanno tante storie. Ci avevo messo una vita a farla crescere. Adesso sembrerò un bambino di 8 anni. Vabbè, sai che c'è? La prossima a tagliarsi i capelli sarà Jessica. No, 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 non li voglio fare. Dai, coraggio, Jessica. Sarei bellissima comunque. Ma non è vero. No! Puoi stare zitta? No, è divertente. No, 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 no. Tranquilla, Jessica, ricrescono. Ma non abbastanza in fretta da far credere alla gente che sei carina. No! Forza, bando alle ciance, tagliamoli. No, 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 questa è violenza capillare. Vi denuncio tutti. Oh, no! No! Che c'è? Che avete da guardare? Oh, no! Pure la frangetta! Pure la frangetta! Pure la frangetta! Ma perché la frangetta? La facciamo tutte le bionde belle nel tentativo di imbruttirle, così fanno meno follower su Instagram. No! Tranquilla, Jessica, sei bellissima comunque! Tranquilla! I follower su Instagram li farei comunque! Davvero? Ma certo! Ti seguiranno un sacco di fan di Attacco dei Giganti che adorano Armin! No!
Sai che ora che ci penso la noto anch'io la somiglianza con Armin? Ma vero? Smettetela! La prossima è azzurra! Tagliate pure! Ti stanno bene! Non riesco mai a capire se sei sarcastica oppure no, però grazie! Anche se adesso sembro un Rem di Re Zero. Il prossimo sarà Wandissimo! Va bene così, non c'è bisogno di modifiche! Ma lui il pizzetto lo avete lasciato! Ma cosa sono quei segnamatita che si è fatto? No, niente! Vado! La prossima è Eleonora Olivieri. Arrivo! Oh no! I miei capelli! No! Mamma mia, te li ha fatti cortissimi! Davvero? Oh mamma mia! Chi è che ride adesso? Io! Cosa? Ma ragazze, ma non avete mai visto le edizioni precedenti del collegio? Io sono venuta preparata. Ma tanto adesso la sorvegliante ti dirà qualcosa. Non credo. Saranno contenti che è successo qualcosa di diverso dopo 6 edizioni di... No! I capelli! Ah, no! Guarda che tua madre mi ha raccontato di quella volta che ti hanno tagliato i capelli perché avevi i pidocchi e hai pianto come una pazza. Non tirare fuori quella storia. Ho anche i video. Senti, se ti taglio io quei capelli e da Rem di Re Zero passi a Saitama di One Punch. È vero. Anche Saitama di One Punch è pelato, ma aspetta un attimo. Oh no. Penso di aver risolto un mistero. Cos'hai scoperto? Ma certo, un potere incredibile. Una crapa pelata e un aiutante robotico. Saitama e il preside sono la stessa persona! Ma cosa stai dicendo? Hai mai visto Saitama e il preside nella stessa stanza? No. Allora ho ragione! E chi sarebbe il suo aiutante robotico? La sorvegliante! Ogni anno ripete sempre le stesse frasi. Proprio come quei personaggi nei videogiochi che hanno solo 4 battute. Collegiali, consegnatemi i telefoni. Silenzio. È il momento di tagliare i capelli. Collegiali, consegnatemi i telefoni. Forse hai ragione. Chissà se i collegiali espulsi vengono lanciati fuori dal collegio con un pugno del preside. Preside Punch! Il taglio della barba ti ha dato alla testa. Silenzio! La prossima a tagliare i capelli sarà Secchia. Per me non è un problema tagliare i capelli. La bellezza è un costrutto sociale che mira ad abbassare la stima delle persone che... Bla 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 bla. Non potete tagliarle i capelli! Perché? Perché Secchia con gli occhiali e i capelli corti sarebbe identica alla Petolicchio! E non posso sopportare una ragazza che mi fa il filo identica alla Petolicchio! Già mi sta sul culo così, ma come la Petolicchio? No! Ma Billy, non è vero, cosa dici? Ma sì! Tutte le ragazze con i capelli corti e gli occhiali sono uguali! Ma non è vero, Billy! Ma non hai visto tutti quanti quei film americani in cui le ragazze diventano da brutte a belle semplicemente togliendosi gli occhiali? Ma con questo ragionamento la Petolicchio e Velma di Scooby-Doo sono la stessa persona. E tu le hai mai viste insieme nella stessa stanza? Oddio. Per favore, non tagliatele i capelli. Dopo questa edizione mi licenzio. Va bene. Meno male. Quindi ora Billy mi ami? No. Ami me? Andate a cagare entrambi. E mentre i collegiali piangono e inseguono i loro capelli per terra perché nessuno si è sforzato di raccoglierli e buttarli, i sorveglianti cercano nelle camere gli oggetti nascosti. Ho trovato una piastra sotto la finestra, un telefonino, delle patatine fritte sotto un cuscino. No, me le ha prese! Un Nintendo DS? Sì, è sempre mio. Me lo son portato perché volevo finire Animal Crossing. Quello stronzo di Tom Nook mi deve un sacco di soldi. E per finire un caricabatterie. Ma è di un telefono? No, la sorvegliante non lo sa, ma quel caricabatterie è del mio Nintendo DS. Se si scarica, tutti quanti i miei Nintendogs moriranno. Devo salvarli! Chissà dove l'ha nascosto. Oh, eccolo! Voi cameraman farete meglio non dire niente. Billy! Sei stato tu, stronzo! Billy, dal preside! Sono molto deluso dal suo atteggiamento. Bla bla bla, sì, siamo al collegio e c***i mazzi. Ma la sorvegliante stava per uccidere tutti quanti i miei Nintendogs! I suoi che? Il mio barboncino Fufi, il mio pastore tedesco Stolz! Lo sa che era a livello 3 di agility? Non posso rinunciare a tutto! Signor Billy, dovrò prendere delle misure. Ovvero, ha due possibilità. La prima è essere espulso dal collegio. La seconda! Ma non ho ancora detto nulla! Sì, ma non voglio tornare a casa dai miei genitori! Allora dovrà prepararsi, perché le sto per rivelare un grande segreto! Io sono... Wampa! Ecco! E ora si prepari! No, no, va bene! Lasci i miei Nintendogs alla sorvegliante! Wampa! Dopo il taglio dei capelli, i collegiali sono pronti a seguire le prime lezioni, cominciando da quella della professoressa Petolicchio. Buongiorno, studenti! Mazza, che figa! Ops, non è vero! Non ho mai detto che la Petolicchio fosse una figa!
Certo che con questi nuovi capelli, con quella tuta, non è male. Che c***o sto dicendo? Cominciamo a fare qualche domanda. Partiamo dal signorino laggiù in fondo. Lui? No, no, lei. Lei? No, lei con gli occhiali. Ah, ecco, sei che ha gli occhiali. No, lei con gli occhiali da sole. Guardi, con gli occhiali e da sola c'è proprio secchia. No, lei. Ma lei chi? Lei nel senso di lui, signorino, tu. Ah, e allora usi i termini giusti. Aspetti, dici a me? Sì. Adesso mi sta sul c***o. Sapete che c'è? No, non la trovo carina la Petolicchio. Anzi, con quel vestito di m***a mi sembra uscita da Squid Game. Facciamo un po' di anatomia. Venga qua, signor Billy. Ma che è sto scheletro? È ancora Halloween? Ma no, signor Billy. Ma come non è Halloween? Io mi stavo preparando. No, questo è il nostro modello. Il nostro modello? Ma mi sembra un po' asciutto. Mai mangiato? Si vede che il cibo della mensa deve fare proprio schifo. La smetta! Mi concede questo ballo? Signor Billy, mi ascolti o la mando dal preside? Oh. Allora, mi sa dire come si chiama questo? E che ne so io, Filippo? Ma no, signorino Billy, Filippo non è un nome di un osso. E perché no? Ho visto padroni chiamare i propri barboncini Gregorio Massimo II di Borbone. Perché io non posso chiamare il mio osso Filippo? Questo si chiama Omero. Questo è Homer Simpson, ma mica è giallo. No, è l'Omero. Omero? Ma non era tipo un autore greco? Omero! Va bene, ho capito. Questo invece... radio. In che senso? Se lo collego posso sentire la musica? No, è il radio. Professoressa, ma si dice la radio. Ma li sbaglia tutti gli articoli. Capisco che non sia insegnante di italiano, però c'è, li so io. Silenzio. Andiamo avanti. Mi indichi il manubrio. E un attimo, devo scassare una macchina per portarle un manubrio. Ma no, lei è peggio di Mattia Scaviglia. La caviglia è questa. Vada fuori. E dopo la prima lezione introduttiva andata un po' male, i collegiali si recano in mensa per assaggiare olio di merluzzo. Ma che schifo, a quale persona sana di mente verrebbe voglia di mangiare olio di merluzzo? A essere onesti, l'olio di merluzzo contiene un sacco di componenti nutritivi. Tieniti le tue stronzate salutari per un'altra volta, secchia. Questo fa schifo e basta. E voilà, problema risolto. Hai messo l'olio di merluzzo nel vaso? Sì. Ma adesso prende la vita e diventerà un mostro pianta merluzzo. Un piantuzzo. Collegiali, basta dire cavolate e andate a mangiare. E questo? Brodo, signorina. Vabbè, poteva andare peggio. Sembra piscio. Voglio fare una rivolta. Una rivoluzione. Oh, Billy, fare una rivoluzione è una cosa bellissima. Come hai intenzione di farla? Preparando un discorso? Chiedendo un dialogo? No, io pensavo di fare così. Po, 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 po. Dateci la pizza! Po, 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 po. Oh, mamma. Ma cos'è questo baccano? È stata secchia! Non è vero! Allora perché tieni in mano un piatto come se volesse lanciarlo addosso alla cuoca? Perché ho fermato secchia! Billy! Vai dal prete! Signor Billy, lei è di nuovo qua! Ci vede bene! Ma che cos'è che la fa comportare così? Secondo me lei fa tanto il forte, ma in realtà dentro è insicuro. No, sono proprio stupido così. Ne è sicuro? Oh, accidenti, mi ha scoperto. Quando ero piccolo a scuola c'erano dei bambini che prendevano a calci gli altri bambini. Ah, per favore, no, basta. Ah! Oh, e le hanno fatto male? Oh, no, io ero uno di quelli che prendeva a calci. Giochiamo Holly e Benji. Io sono Holly e tu la palla. Però un giorno mi hanno detto che questi calci li tiravo come una schiappa. Oh, mi spiace. È stato veramente un brutto momento. Capisco. Va bene, signor Billy. Per questa volta non la punisco. Ma mi raccomando, perché alla prossima... Ok, ciao, pelato! Anche stavolta me la sono scampata. Ma era una storia vera? Certo che no! Figurati se tiro veramente calci ai ragazzini, ah, facendomi chiamare schiappa. No, sarebbe un disonore. Io ero bravissimo. Senti, prima che arrivi la prof d'inglese, ripassiamo un po' di geografia che poi ci interroga. Oh, che palle. Cosa sai dirmi del Mar Morto? Oh, manco sapevo che stesse male, condoglianze. E del Mar Rosso? Se ci butti della vernice blu diventa il Mar Viola. E dove stanno le Alpi? Chiedi a mia madre, è lei che mette a posto. E qual è il paese più lungo? L'Ungheria.
Va bene, basta. Ho risposto giusto? Guarda, se facciamo una verifica crocette ti consiglio di farla ad occhi chiusi perché ci sono molte più probabilità che tu la passi. Beh, io di solito le faccio così. Andiamo. Welcome guys, I'm your English teacher. Che ha detto? You, with the glasses. Eh? Quante classi? Una ce n'è. You. Me? Yes. Ma perché ce l'hanno tutti con me? Come si dice in inglese battere le mani? Batman. Come si dice sporco? Dirti. Dirti. Lo inserisca in una frase. Non so che dirti. Oh my gosh. Come si dice gatti? Cats. Fai una frase con questa parola. Mi hai rotto il cazzo. Non va bene. Che cazzo ho detto che non va? Non ci stiamo proprio. Come si dice grasso? Fat. Provi a dire i grassi gatti. Fat i cazzi tua. Vai dal presidente. Billy, lei è di nuovo qua. La prof non capisce quanto sono bravo in inglese. Le avevo detto che la prossima volta avrei preso dei provvedimenti. Vabbè, ma quando dice che lei prenderà dei provvedimenti, un po' come la gente che dice da lunedì a dieta. Dovrò scegliere se buttarla fuori dal collegio oppure no. Ma è morto. Cioè, devo chiamare l'infermeria o ce lo dice ora? Ve lo dirò nella prossima puntata. No! Signor Billy, non le ha mai viste le edizioni precedenti? Non butto mai fuori quelli che fanno casino. Perché? Perché sennò chi se lo guarda sto programma di merda? Oh, ma l'ha detto in diretta, e se poi lo licenziano? Non ci sono altri pelati come me. Beh, ci sarebbe Mastro Lindo. Volevo graziarla, ma dopo questa le devo dare una punizione. No! Non potrà telefonare a nessuno dei suoi parenti. No, vabbè, che culo! Cosa? Grazie, preside, grazie! Io proprio non li sopporto! Adesso ho un'ottima scusa per non sentire quella cagafalda di mia madre! Batte 5, Billy! Allora cambio punizione! Dovrà raccogliere i pomodori nell'orto! No! E dovrà anche chiamare i suoi genitori! No! Ciao, mamma! Billy, vergognati! Devi comportarti bene! Sì, sì. Ma dove pensi di stare? Al collegio! Non fa ridere! Scusa, mamma! Devi comportarti! Senti, se dovevo sentire le tue rotture di c***oni anche qua, rimanevo a casa, così perlomeno non dovevo mangiare l'olio di merluzzo e vestirmi come un damerino di merda. Ciao! E adesso vado a raccogliere i pomodori. Beh, alla fine avevano ragione le maestre quando mi dicevano: se non inizi a studiare finirai per andare a zappare. A saperlo prima che era così divertente, smettevo di studiare prima. Aspetta, ma io ho mai studiato in tutta la mia vita? Si dia da fare, signor Billy! Vuole un pomodoro o gli basta se stesso come pelato? Signor Billy! Che c'è? Questi sono tutti i suoi parenti? Lavori! Ma anche con la sua testa posso fare una passata? La smetta! Oh, il ketchup! Ketchup preside! Signor Billy, la smetta e raccolga quei pomodori! Beh, sicuramente risparmia sullo shampoo! La smetta! Signor preside! Signor preside! Sa perché un pomodoro non dorme mai? No! Perché l'insalata russa! Questo ragazzo mi farà perdere tutti i capelli. Cazzo. E mentre Billy fa il contadino e bullizza il preside, le ragazze parlano di ragazzi. Hai visto quanto sono carini i ragazzi? No. Ma scherzi? No, non scherzo, sembra la sagra del tamarro. Cosa? Sono troppo fighi, vorrei andare con uno di loro a Tomorrowland. No, qui puoi andare solo a Tomorrowland. Poi guardali, sono fatti tutti quanti con lo stampino. Non è vero. Guardali. Wow, wow, gang, gang. Vorrei tanto provarci con uno di loro. Quale? Con il più figo. Sono letteralmente uguali. Quello che vuole fare il trapper. Nel traffico schiaccio stop. Stop, stop. Jessica, vai a cagare. Immagina che bella coppia che saremmo. Dai, posso andare a chiedergli se ti trova carina. Però prima devo sembrare uno di loro. Grazie, Ele. Quale dei due già? Quello tamarro. Ok, uno vale l'altro. Forza, Ele. Pensa come loro. Banane. Scimmie. Oh, wow. Ho appena assaporato il vuoto cosmico. Ok, ci sono. Ehi, bros.
Sapete qual è la verdura preferita dai fra? Il broccolo. Eh? E sapete qual è la bevanda preferita dai bro? Il frappè. Sapete cosa mangia un fra quando ha l'influenza? Il brodo. Yes! Non l'ho capita, uguale fra. E cosa dice un bro all'altro per non fare rumore? Fra piano. E qual è il frutto preferito dai bro? La fragola. Bravo! Vedo che avete capito. No, lui ama le fragole. Ok, va bene. Sentite, che ne pensate della mia amica laggiù? La tipa. Sì, la tipa. La bionda. Sì. Figa! Ok, perfetto. Ma non glielo dire. Sì, non fare la snitch. Allora? Gli piaci? Cosa ha detto? Figa! E poi? Basta. Oh, è così romantico. Vabbè. Ciao! Ice! Stai bene con questi capelli? Che dire, grazie. Non ci stai provando con me per fare hype e avere tanti follower su Instagram, vero? No. Ah beh, non avrei rifiutato. Non mi dispiacerebbe fare qualche sponsorizzazione su Instagram. Comunque, bella giacca. Lo dici davvero perché speri che ci scippino? Entrambi. Buonasera ragazzi, oggi ho pelato i pelati. Hai tagliato i capelli al preside? No, ho letteralmente pelato i pelati. Perché non giochiamo tutti al gioco della bottiglia? Intendi la flip battle challenge? Io ero bravissimo. Wow. No, intendo dire che la giriamo e vediamo chi si deve baciare con chi. Bella bro, facciamoci tutte le tipe. Ele, posso chiederti un favore? Sì, certo caro. Inizio io. Ho messo una bottiglia su un magnete e una addosso a Juandissimo. Speriamo una bella ragazza. Ciao Billy. No! Billy, aspetta! Giro io mentre i due piccioncini si inseguono. Oh, ha preso uno dei due tamarri. Oh, bella bro, una tipa. Oh, bella bro, bella. Vabbè, passo. Giro io. Oh, Ice! Io? Tu? Bacio, 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 bacio. Oh, Billy, c'era un biscotto per terra. Sa di pavimento. Vabbè, sarà per la prossima volta. Già. Oh, che peccato. Signorini, smettetela di giocare e andate in cortile. C'è il professor Carnevale che vi aspetta per la sua lezione serale. Buonasera ragazzi. Buonasera professor Natale. No. Pasqua? No. Professor Pasquetta? No. Professor Compleanno? No. Professor Capodanno? Quasi. Professor Halloween? Ma quale professore si chiamerebbe Halloween? Professor Martedì Grasso? Sono il prof Carnevale. Ah, e quando è che lo fa lei il compleanno? Che non capisco mai se Carnevale sia a febbraio o a marzo. Ma no, il Carnevale è il mio cognome, gli anni li compio sempre lo stesso giorno. No, vabbè. Anch'io! E la sa un'altra cosa? Cosa? Sono nato lo stesso giorno del mio compleanno. Scioccante. Lo so. Ragazzi, questa sera disegneremo ispirandoci alle stelle. Prendetevi il tempo che vi serve. Fatto! Ma come? Ha detto di ispirarsi alle stelle, così ho fatto un pan di stelle. Ma no, Lei ha detto così. Senta, Billy, io qua sono conosciuto come il professore più tranquillo. Vuole farmi perdere questo titolo? Sì. Facciamo che ricominciamo da capo, ok? Tu cosa disegni? Non lo so, non mi va di fare qualcosa di troppo profondo. Cioè, se sono insicurezze mie, private, ci sarà un motivo. Vabbè, penso sia una bella cosa esprimersi con gli altri. No, è una cavolata. A parte che qui si fa giusto per fare un po' di morale in televisione. Ma poi, scusa, non voglio che gli altri sappiano cosa passa per la mia testa. Cioè, se sono c***i miei, sono c***i miei. Quindi nascondi le tue insicurezze con il sarcasmo? No, è che sono tremendamente simpatica. È un talento naturale. Vabbè. Rivediamoci tra un po' e vediamo cosa disegno, ok? Sì. Bene ragazzi, ci siamo? Io ho disegnato me stessa da sola nella notte, perché anche se sono carina, simpatica, bellissima, popolare, famosissima, molto bella, sexy... Abbiamo capito! Dentro mi sento senza amici. E perché sei una stro... Signorina Olivieri! L'ha detto Billy! Cosa? No! Io l'ho solo pensato! Sì, ho presentato La Notte Infinita, ispirandomi all'infinito di Leopardi, che ci permette di entrare in una dimensione che... Io ho disegnato un culo! Io ho fatto questo. Wow! Grande! E cosa rappresenta? Vai, vai! Rappresenta che sono più brava di voi a fare tutto. Ciao!
Ma perché hai detto così? Perché è vero! Ma poteva essere l'occasione per aprirti con gli altri. Ma non mi va! Ma perché no? Ma perché siamo al collegio! Tutti quanti questi 10 messi insieme non fanno neanche un neurone! Perché devo dire quello che penso a persone che neanche capiscono e che quindi mi prenderebbero in giro? Beh, c'è Secchia intelligente. Secchia va dietro a Billy, come fa a essere intelligente? 6 per 6 o 30 SEO, giusto? Sì! Io penso che dovresti... Cosa ci fate voi due qua? È ora di andare a dormire! Ah, oh, finalmente! Sono stanchissima! Mi prometti che proverai ad aprirti di più? No. Ma, buonanotte! Il giorno successivo, i collegiali incontrano il preside, che annuncia l'arrivo dell'esame finale. Buongiorno, studenti! Buongiorno! Si dice buongiorno, signor Billy? No, perché se fosse un buongiorno sarei ancora a letto a dormire! Vi ricordo che ormai è vicino l'esame finale. Avremmo fatto sì e no 4 lezioni! Sì, ma vedete, devo andare in vacanza tra poco, quindi questo collegio lo faccio finire prima. Onesto. Vi prego di prepararvi per la prova finale, che farete tra 2 minuti. 2 minuti? No, che sfiga, mi sta venendo il cagozzo proprio adesso, Se lo tiene fino alla fine della prova, mi spiace. E chi ci interroga? Io. È il momento di scappare. Qui non mi troveranno mai. Billy, vada dal preside. Siete stati voi di nuovo. Sei pronta per la prova? Sì, mi piacerebbe essere la studentessa migliore. Ma c'è Secchia. Secchia è solo una leccaculo, se mi impegno posso batterla. Salve professori, prima di iniziare ci tenevo a dire che trovo che la Pezzolicchio oggi sia molto più bella del solito. E anche lei, sorvegliante, e il preside oggi è particolarmente luccicante. Strozza leccaculo. Allora, signor Billy, lei ha imparato qualcosa in questi giorni? No! È la risposta esatta! E come si chiama la città dell'amore? Miami! Quella è Miami! La tua Amy! Ma no, è il gatto di Eleonora! Lascia stare il mio gatto! Io studio, tu studi, egli studia. Che tempo è? Tempo perso! Qual è la capitale del Giappone? La Cina! Oh, santo cielo! Come si dice casa in francese? Maison! Maison! Mi dica in francese, non trovo più la casa. Maison perso! Se ne vada! Finalmente sapremo i risultati. Secondo te com'è andata? Uno schifo. Di solito a scuola quando dici così prendi sempre 10. No, no, è andata male. La studentessa migliore è Eleonora Olivieri. Cosa? Ma allora ti è andata male davvero? Succa! Chi è la migliore? Chi è la migliore? Sono io. Cioè... Grazie, preside. E lo studente migliore è Juanissimo. Oh, non ci credo. Bravissimo, Juan. Se volete andare a prepararvi per la festa finale. La festa finale? Oddio, cosa mi metto? I ragazzi possono restare in camicia, vero? Certo. Oh, meno male. Per fortuna non frega niente a nessuno di come si vestono i ragazzi. Ti piace questo? No. Qualcuno mi aiuta ad allacciare il mio? No. Posso provarci io? No. E lei mi aiuta a mettere il rossetto? Sì. Allora, signorine, siete pronte? Sì! Wow! Coraggio, andiamo fuori! I collegiali si divertono per l'ultima sera ballando sotto le stelle. Oppa, gagna start! Vi ballo una canzone dei BTS! Mi sono preparata da una vita per questo momento! Honey mani mani ru-tu-tu-tu-ru, mani mani ru-tu-tu-tu-ru-tu-ru. Mi concede questo ballo? Certo! Billy, vuoi ballare con me? Va bene! Non ci credo! Dammi le mani! Senti, Ice. Sì, per quanto riguarda il mio disegno, dirò solo a te cosa significa. Oppa, gagna stai! Ciao a tutti team Olivieri, io sono Eleonora e questo era Il Collegio nella vita reale. Spero che questa serie vi sia piaciuta e se vi è piaciuta non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace per vedere la prossima. E fatemi sapere cosa volete come prossima stagione, tipo Squid Game 2 nella vita reale, visto che non è uscita la vera stagione su Netflix, me la devo inventare io così i produttori possono prendere ispirazione. Onestamente, e ci metto un po' di tempo a pensare a una serie così, dovete avere pazienza se volete questa. Però intanto posso anche fare Roblox nella vita reale, Minecraft nella vita reale, e spero che non altri youtuber prendano l'idea, ma non è grave tanto perché... meglio di me non c'è nessuno. Basta. Ciao.